chiesto di intervenire il deputato Pastorino. Ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente. Beh, io volevo fare solo qualche piccola riflessione, che non vuole essere un giudizio sul governo, ma una riflessione su come sono andati questi due mesi, al di là dei contenuti del provvedimento che sono stati esposti da colleghi dell'opposizione in maniera molto esaustiva, che mi vedono concorde nell'espressione di un voto negativo su un decreto che per certi aspetti si può anche definire molto variegato e sconclusionato. La riflessione è questa qua. Un governo che ha poco più di due mesi di vita, nei primi giorni, insomma, ho avuto la sensazione che comunque, anche sulla scia di una campagna elettorale molto, molto invasiva, con dei motivi molto forti, al di là dell'essere pronto, c'erano tante proposte anche molto azzardate, in una campagna elettorale molto molto aggressiva. Vabbè, insomma, nei primi mesi comunque abbiamo assistito a delle dichiarazioni di qualche sottosegretario un po' inopportune, no? E allora vedevi la Premier Meloni che alla sera doveva fare magari un atto di ricognizione, diciamo, delle parole che erano state dette e cercare di far ritornare un po' tutti nei ranghi, no? Quindi come se appunto magari qualcuno di questi sottosegretari esponenti dei partiti di centrodestra fossero ancora in preda all'utilizzo dello slang elettorale, non si fossero resi conto che le cose erano cambiate, quasi come se appunto in questo governo ci fosse, ma ripeto, un governo all'inizio del suo mandato, magari una figura non in grado di coordinare fin dall'inizio, no? Come magari altri governi in passato avevano avuto le sue varie anime o i suoi vari singoli esponenti, ripeto, ancora magari pregni di parole e motti detti in campagna elettorale, con un premier molto spesso la sera magari un po' in affanno a cercare di ricucire certi rapporti anche con altri pezzi, diciamo, di istituzioni della Repubblica. Ricordiamo anche, visto che era qua oggi, il sottosegretario Gemmato con la famosa frase sull'utilità dei vaccini. Ecco, però quella fase iniziale ha conosciuto un po' un crescendo, ecco, questo che volevo dire, perché poi si è passati anche ai ministri, no? E quindi, non so, le dichiarazioni di Valditara, che addirittura all'inizio dell'anno scolastico, giù di lì, non mi ricordo in quell'occasione, ha mandato a tutti i dirigenti scolastici d'Italia una sua nota, che io pensavo fosse un fake, dove parlava del vero significato dell'ideologia comunista, cioè, che davvero mi è stata segnalata come un fake, chiedendo a me se era una cosa vera o meno, non per il contenuto, ma proprio per la forma, il contenuto stesso e l'opportunità di quel documento. Poi anche il ministro Pichetto Frattin, quando scappò di dire, no, che i sindaci dovevano andare in galera, quelli che consentivano di costruire certe cose, i sindaci che, insomma, voglio dire, nel 99% dei casi, direi nel 100% dei casi, sono i baluardi e i custodi dei loro territori. Poi è arrivata la dichiarazione che mi ha stupito molto, perché io conosco il ministro Crosetto da tanti anni, ma la dichiarazione in cui si faceva riferimento prima, l'utilizzo del macete in ottica di produrre uno spoil system verso quei burocrati che dicono sempre di no, è una roba che ci ha lasciato non solo senza parole, ma ci ha, diciamo, suscitato un po' di preoccupazione, nel senso di un'escalation rispetto a quello che ho detto prima, dal dove magari poteva essere, diciamo, una compagine nuova subito dopo la campagna elettorale, beh, poi adesso si va crescendo e si assiste appunto a registrare queste dichiarazioni. Le parole della Premier oggi parlano di dare un segnale, ecco, è stato detto più volte.
Ecco, diciamo che il perimetro di questo segnale oggi lo stiamo vivendo in un'ottica, ripeto, di preoccupazione forte per quella che è la mancanza di un senso dello Stato e delle istituzioni. Lo dico perché in quest'Aula di Parlamento, finora abbiamo fatto la legge di bilancio, questo provvedimento d'urgenza, ma era tanto urgente che ci troviamo al 29 di dicembre a doverlo convertire dopo la posizione della fiducia. Insomma, nelle scorse settimane comunque colleghi della maggioranza hanno parlato del fatto che finalmente appunto ci sarebbe stata ritrovata la centralità del Parlamento che si era smarrita. Ora, io credo che sia cambiato poco, credo che corse notturne al 29 di dicembre ci siano già capitate nel passato, ma voglio dire la discontinuità qua non c'è. In più assistiamo, secondo il mio punto di vista, a tempi lunghi di approvazione per dire di questo decreto che urgente non è, l'hanno detto già tutti prima, ma tempi lunghi anche in ragione di una dialettica all'interno della maggioranza che ha visto profondamente cambiare per certi aspetti questo il testo iniziale da come era uscito, ricorderete le polemiche, no? Su dove poteva arrivare il dettato e l'articolo relativo al rave party, quindi una discussione che comunque al di là dei tempi dei due mesi, al di là del fatto che al Senato c'era la UT Quater o chissà altro, beh, insomma ci porta stasera ad un testo diverso rispetto a quello licenziato a novembre, frutto evidentemente di mediazioni. Però mi sento di sottolineare che proprio in ragione di quello che ho detto, di questa escalation anche di dichiarazioni inopportune, prevale molto spesso un atteggiamento ideologico, preponderante, se abbiamo di vedere, di una certa parte della maggioranza, con delle diversità anche evidenti, tra quella che sono le espressioni, i contenuti, anche storici di Fratelli d'Italia e quelli, per esempio, di Forza Italia. Io mi sento di dire, non di fare un appello, perché forse non è il caso, però registrarsi un po' al netto di quello che si pensa, perché ognuno è giusto, è legittimo che la pensi in un certo modo, registrarsi un po' sulla responsabilità e la consapevolezza del proprio ruolo, secondo me è un sano esercizio di riflessione. Io lo dico da amministratore locale, da sindaco, io tengo molto al mio ruolo, discuto con chi mette in discussione le posizioni di altri dal punto di vista del rispetto istituzionale, e quindi mi permetto di dire che in questa fase qua, rispetto alla consapevolezza del ruolo, si sta un po' sfarinando e soprattutto stanno emergendo quei tratti, molto ideologici, che sono forieri di forti preoccupazioni non soltanto per gli andamenti dei nostri lavori, ma per il proseguo anche della stessa attività del governo. Poi anche nel decreto che è stato votato al Senato con una maggioranza ridotta rispetto ai numeri potenziali della maggioranza stessa, no? Figlia di evidentemente di qualche dissapore, mi riferisco per esempio alla questione del reintegro dei medici Novax e quindi le prese di posizione che sempre Forza Italia aveva preso nella scorsa legislatura su un tema così importante, sul quale è giusto non sfarinare la nostra memoria per quello che è stato, per quelli che sono stati tanti passaggi. Ecco, qua in questo testo, poi alla fine, che non so quanti voteranno, vedremo domani, ma il Senato l'ha votato in meno di quanto avrebbero dovuto farlo, il reintegro dei medici Novax, così come concepito, è un'altra norma tanto ideologica che comunque strizza gli occhi a quelli che le regole rispettano poco, sempre ricordandoci dove siamo passati, no? Perché comunque io non credo che sia stato nessuno di noi entusiasta nel vivere il momento che abbiamo vissuto, nell'accettare anche restrizioni assolute, ma poi alla fine la quasi totalità delle persone si rende conto che deve affidarsi alla scienza e a comunque quello che era un percorso internazionale di tutela della cittadinanza. Ecco, quindi questa operazione qua, ad un anno di distanza, dopo quello che abbiamo conosciuto, è un'operazione che mal si concilia con quella consapevolezza del ruolo alla quale tengo sempre ancora molto e della quale parlavo prima. Ecco, questo è un discorso che vuole essere, ripeto, una riflessione su quella che è stata la fotografia di questi giorni. Anche questa sera l'atteggiamento del governo in aula non è stato molto rispettoso, secondo me,
è consapevole del suo ruolo. Quindi più che altro un invito diciamo, a proseguire, ad evitare magari in futuro tutti insieme serate come queste alla vigilia di Capodanno, no? Perché se da una parte la legge di bilancio è un provvedimento che ha conosciuto negli anni comunque nottate sotto Natale eccetera, è anche vero che è stata, diciamo, presentata il 1° dicembre e poteva essere una legge di bilancio un pochino più contenuta, invece è stata una legge di bilancio di 173 articoli e tutti sapevamo fin dall'inizio dove saremmo andati a finire. Questo provvedimento no, non eravamo consapevoli. E quindi, insomma, l'invito è quello di andare ad evitare e comunque a cercare di ricondurre le dichiarazioni di chi ha della responsabilità pubblica alla responsabilità pubblica che ricopre, senza lasciare da parte le proprie idee, ma convogliare in una logica complessiva di rispetto dei ruoli e delle istituzioni che si rappresentano. Io con questo ho concluso. Onorevole, la prego, concluda. Mi prega bene perché ho concluso e volevo soltanto ringraziare i funzionari dipendenti della Camera che costringiamo questa sera a lavorare. Grazie veramente per quello che fanno. Grazie onorevole Pastorino.